La blitz antidroga a Virgilia, 8 indagati contestata, anche l'associazione per delinquere. Petrosino, danni contro il patrimonio, i carabinieri arrestano un pregiudicato. Mazzara, dragaggio del porto al via finalmente le operazioni di monitoraggio ambientale. Elezioni per le amministrative, si voterà a fine maggio interessati 12 comuni in provincia di Trapani. Alcamo, siglato un patto tra 23 comuni per ottimizzare l'impiego e l'utilizzo dei fondi europei. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Operazione antidroga Virgilio dello scorso febbraio, per 8 indagati è scattata anche l'associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti, il servizio. Il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati dell'operazione Virgilio, che il 17 febbraio scorso a Marsala portò all'arresto di 11 persone, mentre ad altre 3 era stato applicato il divieto e obbligo di dimora. Gli arrestati erano accusati di vari reati, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. La nuova ordinanza si basa sulla richiesta avanzata dalla DDA palermitana, che ha ritenuto sussistere nei confronti di 8 indagati anche il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La cessione della droga sarebbe stata gestita da 3 gruppi di spacciatori in concorrenza tra loro, al vertice dei quali figurava sempre una donna. Lo stupefacente sarebbe arrivato da Palermo attraverso corrieri che effettuavano viaggi su bus di linea e sarebbe stato tagliato e ceduto all'interno delle abitazioni dei principali indagati, case protette da sistemi di videosorveglianza per verificare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Alcuni assuntori considerati a rischio di insolvenza da parte dei presunti spacciatori sarebbero stati indotti a consegnare pusher alla carta del reddito di cittadinanza in cambio di crack, eroina o cocaina. A Petrosino i carabinieri hanno arrestato un 36enne pregiudicato, i particolari nel servizio. È finito in carcere un 36enne petrosileno pluripregiudicato, noto come il Cavaliere, arrestato dai carabinieri della stazione di Petrosino in esecuzione di un provvedimento di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Marsala. L'uomo, su cui già pendono 2 condanne definitive, è finito ai domiciliari lo scorso mese per furti in abitazione, ricettazione di merce rubate e debito utilizzo di carte di credito. Il 36enne inoltre lo scorso 11 dicembre ha tentato di effettuare un furto ai danni di un'armeria della città. L'odierno provvedimento scaturisce dalle violazioni del provvedimento degli arresti domiciliari da parte dell'uomo, che è stato condotto dai carabinieri presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Da maggio il personale dei centri per l'impiego della Sicilia sarà rafforzato dall'arrivo dei nuovi funzionari vincitori del concorso per la selezione di 537 unità di personale categoria D bandito a dicembre del 2021. Lo ha reso noto la Regione Siciliana. Nella sede dell'assessorato regionale della funzione pubblica a Palermo hanno firmato il contratto a tempo indeterminato 161 nuovi dipendenti che entreranno in servizio dal prossimo 16 maggio. Sono 23 i comuni interessati, tra cui Alcamo, che è stato individuato capofila, che ieri pomeriggio hanno sottoscritto presso il comune alcamese lo schema di convenzione per disciplinare il sistema intercomunale di rango urbano della Sicilia occidentale e costituire la relativa autorità urbana che possa dare attuazione alla politica unitaria di coesione definita nel FES Sicilia 2021-2027.
Per il sindaco alcamese Domenico Surti si tratta di un progetto ambizioso per sviluppare nuove modalità di governance locale, volte a creare attraverso un approccio integrato una nuova strategia territoriale per il bene della collettività. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. In netto calo in Sicilia le nuove infezioni da Covid-19. Nella settimana tra il 20 e il 26 marzo i soggetti risultati positivi a test antigenici o molecolari sono stati 845, il 5,6% in meno rispetto al dato della settimana precedente. Dati sono riportati nel bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie della Regione Siciliana. Stabili le nuove ospedalizzazioni. Parliamo di personale regionale, stiamo cercando di risolvere le tante questioni legate alla gestione del personale regionale che ormai da tempo manifesta insofferenza rispetto a una cristallizzazione delle carriere che mortifica le legittime aspettative di riqualificazione, riclassificazione e progressione. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla funzione pubblica Andrea Messina dopo essere stato ascoltato dalla Commissione Bilancio dell'ARSA assieme ai funzionari del Dipartimento e alle rappresentanze sindacali della funzione pubblica. Parliamo adesso del dragaggio del porto di Mazara. È iniziato il monitoraggio ambientale, il servizio. A piccoli, anzi piccolissimi passi, ogni tanto arriva una notizia sul tanto atteso dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo. A fornirla ieri è stato il sindaco Salvatore Quince, a distanza di un anno esatto dagli ultimi sviluppi ufficiali di marzo 2022. Ebbene, ha riferito il primo cittadino dopo mesi di interlocuzione con il commissario per il dissesto idrogeologico della regione siciliana, finalmente è iniziato il monitoraggio ambientale ante operam, cui seguirà l'atteso intervento di dragaggio del porto canale. Un passettino in avanti, insomma, in una vicenda lunga oltre un decennio e della quale siano perse le tracce dal marzo 2022, allorquando il commissario Maurizio Croce aveva proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione all'Ares SRL, società che si era classificata al terzo posto in graduatoria in occasione della gara d'appalto conclusasi nel marzo 2016, ben 7 anni fa. Ci è voluto un anno, insomma, dall'aggiudicazione definitiva all'avvio delle operazioni di monitoraggio, sempre meglio che niente. Ieri, oltre a informare la città di tale novità, il sindaco Quince ha fatto sapere anche che all'intervento di escavazione seguirà un sopralluogo da parte di tecnici per stabilire la tipologia di draga da acquistare per poter in seguito gestire in autonomia la manutenzione ordinaria del fiume. Per il primo cittadino, dunque, si tratta solo di un primo passo verso la riqualificazione dell'intera zona portuale, un percorso che prevede anche interventi di illuminazione, l'installazione di impianti di videosorveglianza e la ristrutturazione del mercato ittico. Per il momento però sarebbe già un successo l'inizio vero e proprio dei lavori di dragaggio, sperando che tra le operazioni di monitoraggio ambientale il via all'intervento non passi un altro anno. Si è insediato questa mattina il nuovo collegio dei revisori dei conti del comune di Mazara del Vallo che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025. Il nuovo organo di revisione contabile è stato scelto con un sorteggio pubblico avvenuto in consiglio comunale tra i candidati in possesso dei requisiti che hanno partecipato all'avviso pubblico. Dopo un primo incontro alla presenza del sindaco Salvatore
Salvatore Quinci, del segretario generale Salvatore Pignatello e dell'assessore comunale alle finanze Francesco Di Liberti si è tenuta una riunione di lavoro alla presenza anche del dirigente del settore finanziario Stella Marino e del capo di gabinetto della presidenza del Consiglio Comunale Marilena Petruccelli. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Aldo Fava, presidente, e da Vincenzo Bruno e Sergio Speranza, componenti. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Parliamo di elezioni amministrative in Sicilia, sono stati indetti i comizi elettorali, le elezioni si svolgeranno il 28 e 29 maggio, nel Trapanese si vota in 12 comuni il servizio. L'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina ha firmato ieri il decreto che indice i comizi elettorali per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 128 comuni della Sicilia e per i 6 presidenti e i rispettivi consigli circoscrizionali della città di Catania. Le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio. Tra i 128 comuni chiamati alle urne ci sono 4 capoluoghi di provincia, tra cui Trapani. Domenica 28 maggio i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì 29 maggio invece dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nelle giornate dell'11 e del 12 giugno con gli stessi orari. Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, si darà inizio allo spoglio delle schede. Le liste dei candidati a sindaco, al consiglio comunale, al presidente di circoscrizione, al consiglio circoscrizionale vanno presentate da venerdì 28 aprile a mercoledì 3 maggio. Nel Trapanese si andrà al voto in 12 comuni. Si voterà con il sistema proporzionale solo nel capoluogo. In tutti gli altri comuni con il sistema maggioritario riguarda Busetto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Cussonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vitolo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita. Campagna nazionale Riprendiamoci il Comune, l'ufficio elettorale del Comune di Mazara rende noto su richiesta del Comitato Cittadino per la tutela delle risorse idriche e ambientali che è in corso la raccolta delle firme per due proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano i principi e le disposizioni per la riforma della finanza pubblica locale e principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di cassa, depositi e prestiti. L'ufficio elettorale ubicato al piano terra del Palazzo Cavalieri di Malta è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì anche dalle 15 alle 17. Solo per la prossima settimana rimarrà chiuso lunedì 3 aprile e sarà aperto al pubblico martedì 4 aprile. Eletta all'unanimità dall'Assemblea Generale la segreteria della FILCAMS CGL Trapani ad affiancare il segretario provinciale Giovanni Amato, eletto al congresso dello scorso dicembre, è stata chiamata Daniela Milana, già componente della segreteria provinciale della CGL di Trapani, responsabile del coordinamento donne del sindacato. Tra gli obiettivi della nuova segreteria una sempre più incisiva presenza nel territorio e nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori del turismo e del commercio. La segreteria sarà completata a breve con l'elezione di un altro componente. Ed è tutto per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.35 con lo sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.